Sono diversi gli aspetti che tocca questa assemblea, diverse le criticità, ma tra tutte emerge le difficoltà di chi opera all'interno della struttura sanitaria. Sì, chiaramente c'è uno stato di malessere che arriva dall'alto, che purtroppo manca un modello organizzativo, e se il personale comincia a gestirsi da solo sono guai, c'è l'anarchia assoluta. Ecco perché in questo momento noi dichiariamo lo stato di agitazione, però siamo convinti che di mantenerlo, però eticamente, tra virgolette, sappiamo che c'è fase di rinnovamento di questa, della direzione strategica, e speriamo che o rimangono o vengono gli altri e possiamo affrontare questo problema, che è un problema atavico. E vogliamo dire a questa dirigenza strategica e a tutti i dirigenti anche dell'ospedale ospedaliere di creare una situazione di pacificazione col personale e creare insieme un modello che possa funzionare, che tuteli i lavoratori, le buste paghe dei lavoratori, che dia risposte in termini di salute ai lavoratori, ma dia risposte anche al cittadino, perché se il lavoratore, l'infermiere, il tecnico non sta bene psicologicamente, non darà neanche un servizio di qualità al cittadino. Negli ultimi anni, a partire dal momento della pandemia, dove c'è stata la richiesta di maggior apporto di lavoro da parte degli operatori, ad oggi non hanno avuto comunque una loro considerazione per quello che hanno fatto e quindi rivendicano un po' quelle promesse fatte di un riconoscimento economico Covid. Hanno anche problemi di carenza di personale, quindi un maggiore stress lavorativo, quindi chiedono nuove assunzioni, una maggiore distribuzione del carico di lavoro. Il rinnovo contrattuale, che è vero che ci sono 30 giorni dalla firma, ma acceleriamo i tempi in modo tale che al momento che si può mettere in atto il contratto, questi arretrati non vengono a slittare più a lungo possibile. L'azienda non prevede la possibilità di raggiungere degli obiettivi, perché nessuno ti dà obiettivi da raggiungere all'inizio dell'anno e nessuno li verifica. Non ci sono protocolli, non ci sono procedure validate, cosa indispensabile per quello che riguarda effettivamente il fatto della qualità di erogazione dei servizi. Si lavora con lavoratori che addirittura, noi abbiamo denunciato all'Ispettorato del Lavoro, turni illegali fatti nel servizio unità emergenza accettazione. Il 118 è costretto a fare reperibilità e addirittura i turni gli consentono, anziché 52 riposi annuali, soltanto 32 riposi annuali. Questo non va a discapito solo del lavoratore, della salute e della sicurezza del lavoratore, ma soprattutto del cittadino, e quindi ci piacerebbe che intervenissero anche le associazioni dei cittadini in questo. Chiamiamo gli infermieri, i medici, chi ha lavorato nel Covid, eroi, addirittura si pensa di poterli premiare per quello che hanno fatto durante la pandemia. Non dimentichiamoci quei giorni incredibili, terribili. Ora, nel momento in cui di dargli un giusto riconoscimento, voi per un motivo, voi per un altro, anche qui registriamo la totale assenza di tutta la classe dirigente che dovrebbe occuparsi di queste problematiche e anche della politica, mi dispiace dirlo, anche della politica.